Biblioteca Ernesto Ragionieri. Stasera siamo alla prima delle tre serate di un ciclo che si intitola Genitori da favola. La prima serata vede la partecipazione di Eros Miali, a cui volevo fare alcune domande che già sono nella sua introduzione. Leggere come gioco. È importante affrontare la lettura in questi termini verso i ragazzi? Beh, certamente. Oltretutto la parola ragazzo è una parola molto ampia, parte dai bambini piccolissimi e arriva appunto ai ragazzi, agli adolescenti. Il gioco per i bambini piccolissimi è la modalità più naturale di apprendimento, di scoperta del mondo, quindi la lettura è un gioco in mezzo ad altri giochi. Poi si può giocare con i libri, ma il semplice fatto di raccontare storie è comunque un gioco, è comunque un'attività ludica che i bambini e anche i ragazzi riconoscono come tale, a cui partecipano molto volentieri. Quindi si parla di percorso formativo in cui la lettura ha un ruolo dominante, un ruolo molto importante. Il percorso formativo credo sia portato avanti sia dalla scuola che dalle famiglie. Certo. Siamo all'altezza? Bella domanda, siamo all'altezza. Lavoriamo per essere all'altezza, diciamo che no, potrei dire tranquillamente che non siamo all'altezza, non lo siamo nel sistema formativo ufficiale, quello della scuola, che non ha mai forse lavorato tanto in direzione di una vera educazione alla lettura che non sia il semplice imparare a leggere. E lo siamo sempre meno, vista la situazione attuale della scuola, dove dalla diminuzione dei fondi fino al taglio delle ore è evidente che la lettura intesa come il piacere di leggere un libro, viene sacrificato sull'altare del cognitivismo e delle cose da imparare e da valutare. E ovviamente di pari passo le famiglie devono scontare un sistema di valori in cui il libro non è certamente in alto o in posizione dominante, però lavoriamo per quello, ecco. Ecco, siamo, come si suol dire nella società dell'immagine, siamo pervasi da immagini, noi stessi ora facciamo immagine. Come se ne esce un po' da questa situazione? Cioè, leggere è faticoso, certo. Vedere qualcosa no. Beh, intanto diciamo che il libro è anche immagine, no? Esiste tutta una parte della letteratura, specie della letteratura per i bambini più piccoli, ma ormai anche di prodotti destinati a ragazzi più grandi, che riserva all'immagine un ruolo molto importante. Però questo, rischia di essere un gioco di parole, è chiaro, il libro è prevalentemente la parola scritta è faticosa, però la parola scritta regala parecchio a chi decide di frequentarla. Si tratta di imparare a scalare questa montagna faticosa da scalare, ma allora possono arrivarne soddisfazioni, solo decidendo di salire sopra si scopre questo piacere. Ecco, l'importante credo che sia non avvertire nella società delle immagini un nemico qualsiasi che impedisce di arrivare alla parola scritta. Ecco, una cosa che mi sta particolarmente al cuore anche per la nostra attività, noi recuperiamo vecchi filmati che raccontano storie degli anni 60, degli anni 70, quando nel momento in cui ci si ritrovava a tavola non c'era ancora il convitato di pietra, che è la televisione, certo. E che consentiva quindi l'assenza del convitato di raccontarsi le storie. Era il momento in cui le generazioni si trasmettevano, certo, le loro storie. Oggi non è più così. Vabbè, oggi non è più così, anche se per certi aspetti oggi esistono aspetti che possono assomigliare. Lo stesso incontro di oggi credo che vada in questa direzione, cioè l'idea di adulti che esercitano un ruolo attivo nella narrazione. Nelle biblioteche ci sono tanti incontri in cui gli adulti raccontano storie ai bambini, ma credo che molto si possa fare nel contesto familiare. Con i propri figli si possono leggere storie e non necessariamente soltanto fino a quando i bambini sono piccoli e magari in un percorso ancora non scolarizzato. Le storie si possono leggere anche a bambini già grandi, forse anche a ragazzi, forse si può anche trovare il momento in cui siano loro a leggere qualche cosa insieme a noi e quindi diciamo che il convitato di pietra ogni tanto può essere spento tutto lì.